Il governo pone la fiducia sulla legge elettorale, scoppia la bagarra alla Camera, il PD si lacera. Bersani, Letta, Speranza, Civati e Bindi annunciano non voteranno l'Italicum. Basta Melina, ci vuole coraggio, mi gioco tutto, se perdo vado a casa, è la sfida di Renzi. Dalle opposizioni accuse di fascismo e legge truffa. SEL e 5 Stelle insorgono contro Boldrini e Boschi, oggi a Montecitorio il primo voto di fiducia. Salgono le stime, il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Nepal. I morti accertati sono più di 5.000, ma il governo di Kathmandu teme possano diventare il doppio, sceso invece a 10 il numero degli italiani che risultano irrintracciabili. I medici lanciano l'allarme, negli ospedali manca tutto. Oltre 230 arrestati a Baltimora per la rabbia della comunità nera dopo i funerali del giovane afroamericano Freddie Gray, morto dopo l'arresto. Migliaia di dimostranti hanno violato il coprifuoco stanotte. Ora le strade della città sono blindate dalle forze dell'ordine. Obama, capisco gli uomini, ma no alla violenza. Nuovo episodio a Detroit, ucciso da un agente un afroamericano sospettato di rapina. Vittoria dell'Inter a Udine nella 33esima giornata di campionato. Segnano Icardi e Podolski per i nerazzurri, di Natale per l'Udinese che termina la partita in 9 per 2 espulsioni. Stasera Juventus-Fiorentina, vincendo la squadra di Allegri, potrebbe conquistare lo scudetto. Intanto per il calcio scommesse ieri sera è stato interrogato a Cremona il macedone Ilievski, il pentito ritenuto a capo dell'organizzazione che corrompeva i calciatori coinvolti nell'inchiesta. Buongiorno, prima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo con l'Italicum. Come sapete, ieri il governo ha posto la fiducia sulla nuova legge elettorale. In aula è scoppiata la bagarre, le opposizioni si sono scagliate contro la ministra Boschi e contro la presidente della Camera Boldrini. Intanto in casa PD aumentano le divisioni, molti gli annunci di non voto, ma Renzi va avanti per la sua strada, lo ha detto anche ad una lettera alla stampa di oggi. Basta Melina, io mi sto giocando tutto, sono qui per fare le riforme, altrimenti si va a casa. I servizi. Tensione alle stelle alla Camera sulla legge elettorale dopo la decisione del governo di porre il voto di fiducia. Il primo voto blindato oggi nel primo pomeriggio, gli altri due domani alle 10.40 e alle 16. Ieri l'annuncio in aula del ministro dei rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi fa scattare la bagarre. Dai banchi di SEL inizia un lancio a pioggia di crisantemi diretti agli esponenti del governo presenti a Montecitorio. L'accusa di aver creato un momento politico talmente grave da rappresentare un funerale per la democrazia. Anche Forza Italia non risparmia bordate all'esecutivo ed il capogruppo Brunetta parla esplicitamente di fascismo renziano. I deputati del Movimento 5 Stelle, oltre ad attaccare il governo, si scagliano contro la Boldrini che alla fine, esasperata, dichiara: siete liberi di insultare, mentre snocciola i motivi regolamentari in base ai quali nel suo ruolo consente al governo di esercitare la prerogativa costituzionale che gli è proprio, ovvero mettere la fiducia. E il fatto che sulla materia elettorale sia possibile chiedere il voto segreto non impedisce all'esecutivo di porre la fiducia, precisa la Boldrini. Prima della sospensione pomeridiana di ieri, l'Assemblea della Camera aveva respinto le pregiudiziali di costituzionalità e merito alla riforma della legge elettorale. Il voto si era svolto a scrutinio segreto, come chiesto da Forza Italia. E proprio nel voto a scrutinio segreto la maggioranza aveva ottenuto uno scarto maggiore rispetto alla votazione a scrutinio palese. Elementi rassicuranti per la maggioranza e per l'esecutivo. Ma ora i tre voti di fiducia riaccendono le tensioni sull'Italicum con inevitabili contraccolpi anche all'interno del Partito Democratico. Un gesto di serietà verso i cittadini. Così Matteo Renzi, in una lettera alla stampa, spiega la scelta di porre la fiducia sulla legge elettorale. Se non passa il governo va a casa, se c'è bisogno di un premier che faccia Melina, ne scelgano un altro, io non sono la persona adatta, ripete. Con lo scrutinio palese imposto dal voto di fiducia, i cittadini sapranno chi era a favore e chi era contro. Il Presidente del Consiglio conferma la disponibilità a ritoccare la riforma del Senato, ma ora dice votiamo la legge elettorale, poi si potrà riequilibrare la legge costituzionale. L'allungo di Renzi, che ha infiammato l'aula di Montecitorio, lacera il PD, divide la stessa minoranza del partito.
Il capogruppo dimissionario alla Camera, Roberto Speranza, Pierluigi Bersani, Enrico Letta, Rosi Bindi, Gianni Cuperlo, Guglielmo Epifani, Stefano Fassina, Alfredo Dattorre, Pippo Civati e un drappello di altri deputati, forse una trentina, non voteranno la fiducia. È un atto di violenza al Parlamento, è una forzatura inutile ed eccessiva perché non serviva, ma la mia scelta non impegna area riformista, attacca Speranza, che della componente più consistente della minoranza democratica, circa 90 parlamentari, è il leader. L'assemblea della corrente dura 4 ore e mezza, divisa tra chi è pronto a fare come Speranza e Bersani, chi dirà sì all'Italicum e alla fiducia, chi è incerto e si riserva di decidere all'ultimo minuto. Tutti negano la tentazione della scissione, ma non può rimanere tutto come prima, avverte Fassina. Non votare la fiducia lascia segni. Andiamo in Nepal. Come sapete, il numero delle vittime del terremoto continua a crescere. Abbiamo superato in queste ore la quota 5.000, ma quello che preoccupa adesso è che manca tutto. Gli aiuti internazionali stanno arrivando, ma sta cominciando a scarseggiare persino l'acqua in bottiglie, e è una notizia che stavo leggendo proprio adesso: la polizia ha dovuto contenere la gente che sta cercando di lasciare la capitale in massa. Si calcola che siano 450.000 gli sfollati interni al momento. Vivo dopo 80 ore. Rishi Kanal ha passato gli ultimi 3 giorni in una stanza con 3 persone morte, senza potere né bere né mangiare. Quando la terra ha iniziato a tremare, si trovava al secondo piano di un palazzo di 7 piani. Ma la sua storia potrebbe essere l'unica, con l'epilogo a lieto fine. Sono numeri da brivido quelli che emergono dalla tragedia che ha devastato il Nepal. Secondo le Nazioni Unite, che hanno stanziato 15 milioni di dollari per finanziare gli aiuti umanitari, sarebbero 8 milioni le persone rimaste coinvolte. Uomini, donne e bambini senza cibo, acqua, tende, medicinali e assistenza sanitaria. Ed il rischio delle epidemie. Almeno 1,5 milioni di essi ha immediata necessità di provviste alimentari, ma il problema maggiore è quello di poterli raggiungere. I soccorsi, coordinati dal team olandese, non sono ancora riusciti ad arrivare nelle zone montagnose più impervie. Per questo, oltre 4.000 volontari studiano le immagini satellitari per indicare ai soccorritori i luoghi in cui l'emergenza è immediata. In quelle valli, irraggiungibili per la neve, il fango, le frane che ne hanno bloccato l'accesso. Impossibile dunque fare una stima delle vittime. Il numero dei corpi recuperati, che ad oggi supera i 5.000, continua a salire ogni giorno, ma potrebbero essere 10.000, forse anche di più, ammette il governo nepalese. Migliaia i feriti. Il Centro Nazionale per le Emergenze del Paese ha fatto sapere che sarebbero oltre 450.000 le persone che risultano sfollate. Un numero destinato ad aumentare perché migliaia stanno lasciando la capitale Kathmandu per il timore di possibili nuove scosse. Intanto, grazie al ripristino parziale delle linee telefoniche, il nostro Ministero degli Esteri ha ristabilito i contatti con alcuni dei nostri connazionali, mentre gli altri, circa una decina, ha detto Gentiloni, non sono da considerare dispersi, ma irrintracciabili. A Baltimora adesso, in queste ore, c'è il coprifuoco, nelle strade ci sono solamente poliziotti e uomini della Guardia Nazionale, anche se ci sono stati strascichi di scontri. Nel frattempo, a Detroit, un altro afroamericano è stato ucciso dalla polizia perché sospettato di rapina. E a Ferguson, dove ci fu la rivolta la scorsa estate, c'è stato un colpo di pistola nel corso di una manifestazione, un ferito lieve. La rabbia dei neri esplode in un'altra città degli Stati Uniti, un nuovo caso, l'ennesimo, c'è stato a Detroit, in Michigan, dove un 20enne afroamericano, Terence Kellum, è stato ucciso da un poliziotto. Sospettato di rapina, il giovane, secondo il capo della polizia, era armato di un martello. È stata un'esecuzione, non aveva nessun'arma, accusano i familiari della vittima, diventato padre da poco. Immediatamente nel quartiere teatro della sparatoria ci sono state proteste. Per far luce sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Un nuovo episodio che vede un giovane nero ucciso dai poliziotti, mentre ancora non si è spenta la rabbia a Baltimora, in Maryland, dove è intervenuta la Guardia Nazionale per fermare gli scontri, proseguiti anche ieri con tafferugli fra manifestanti ed agenti in assetto antisommossa.
violenze innescate dopo i funerali del 25enne Freddie Gray, morto a una settimana dall'arresto con la schiena spezzata. La città è stata messa a ferro e fuoco, nonostante gli inviti alla calma della famiglia Gray, la rabbia degli afroamericani è esplosa, violentissima. Negozi saccheggiati, centinaia di auto incendiate, 15 agenti feriti e centinaia di manifestanti arrestati. Le autorità hanno proclamato il coprifuoco e sono stati inviati 10.000 agenti della Guardia Nazionale. Tutto questo non nel profondo sud, ma ad una cinquantina di chilometri da Washington. Ed il sindaco di Baltimora è una giovane donna nera, come lo è il capo della polizia. Sulla morte del giovane, il presidente Obama ha promesso che verranno accertate tutte le responsabilità, perché, ha detto, non tutti i poliziotti fanno la cosa giusta, ma le violenze sono inaccettabili, ha concluso il presidente. La polizia continua a presidiare la città, sorvolata costantemente dagli elicotteri, ed ora il nuovo morto di Detroit rischia di propagare il contagio della violenza. Andiamo in Nigeria. L'esercito ha liberato 300 donne, erano prigioniere di Boko Haram, e l'esercito ha anche distrutto 3 campi utilizzati dai terroristi. Si tratta di donne fatte prigioniere dall'organizzazione terroristica, ma non di queste ragazze che state vedendo, che sono le studentesse del liceo di Chibok rapite lo scorso aprile, per le quali si mobilitò l'intera comunità internazionale. Centinaia di cadaveri sono stati invece scoperti a Damasak, città conquistata tempo fa dai fondamentalisti islamici e liberata lo scorso marzo dalle forze dell'ordine. Adesso ci occupiamo della crisi del Mediterraneo. Federica Mogherini, oggi sarà alle Nazioni Unite il compito della rappresentante della politica estera europea, è quello di cercare anche la copertura internazionale per operazioni di polizia nel Mediterraneo. La nostra priorità è salvare vite, è il messaggio dell'alto rappresentante UE Federica Mogherini all'ONU sull'emergenza immigrazione. Non esiste una bacchetta magica e nemmeno una soluzione che possa risolvere il problema nel Mediterraneo. Ed ha aggiunto, sono ottimista sempre, ma stavolta è più difficile. Dopo una riunione con i membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha fatto sapere che le proposte che stanno elaborando prevedono anche operazioni di polizia per il contrasto al traffico di esseri umani, ma non c'è un unico elemento salvifico, dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti, la cooperazione, i rapporti umanitari, il rapporto con l'ONU, accordo pieno anche con il segretario generale Ban Ki-moon sulla necessità di combattere le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico. Stiamo preparando delle opzioni che non riguardano solo la questione dei barconi, ha spiegato la Mogherini, perché questo è solo l'ultimo degli anelli della catena, dobbiamo lavorare sulla prevenzione dei viaggi della morte prima ancora che le persone entrino in Libia. Stiamo ragionando con l'Unione Africana di rafforzare la cooperazione in Niger. Lavoreremo di più insieme alla Tunisia, all'Algeria, all'Egitto per rafforzare la fascia dei paesi della costa sud del Mediterraneo. L'alto rappresentante incontrerà all'ONU l'inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Bernardino León, e non è escluso che nei prossimi giorni avrà contatti diretti con le parti libiche, perché sia sul versante del terrorismo sia su quello del traffico di esseri umani, ha spiegato, abbiamo bisogno di lavorare insieme e non contro. La Grecia presenta oggi all'Europa il piano di riforme. Il governo Tsipras, secondo quanto si sa, vorrebbe rendere indipendente l'ente di riscossione delle tasse in un paese dove l'evasione è stata a lungo ampiamente tollerata, poi chiedere ai proprietari delle TV di pagare le licenze, cosa mai fatta finora, introdurre una aliquota unica al 18% su tutto, eccezion fatta per i medicinali. Ma poi ci sono i punti chiave della trattativa, pensioni, salario minimo e confisca delle case, tutti i punti su cui Tsipras ha messo la faccia e su cui è stato eletto. Infatti il Premier ha annunciato che se le prove volute dall'Europa dovessero essere troppo dure, le sottoporrà a referendum. Stiamo uscendo dalla recessione, lo certifica l'agenzia di rating Fitch, che però sottolinea anche che le stime sul PIL contenute nel documento di economia e di programmazione economia e finanza non sono così rosee. E inoltre ieri c'è da segnalare che sono stati venduti 6 miliardi e mezzo di bot, tutti a tasso zero.
Il BOT, un tempo rifugio sicuro e remunerativo dei risparmiatori italiani, ormai non rende più nulla. Ieri è stata la volta dei titoli semestrali aggiornare i propri minimi storici. 6 miliardi e mezzo piazzati a rendimenti a zero. Lo Stato, insomma, si rifinanzia praticamente gratis. Eppure, di cali della domanda, complice la politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea, neanche l'ombra. Ieri è stata pari a quasi due volte l'offerta. Del resto, i BOT a 6 mesi sono i classici bond appetiti dagli investitori istituzionali, banche e fondi, e molti di loro preferiscono prestare soldi allo Stato riavendo indietro il proprio capitale pressoché intatto, vista anche l'inflazione a zero o sotto zero dopo 6 mesi, piuttosto che investirlo magari in attività che creano lavoro. Rendimenti che continuano a rimanere bassi, dicevamo, significano risparmi per lo Stato in un periodo di congiuntura economica finalmente favorevole. Secondo Fitch, in particolare, la prolungata recessione in Italia sta finendo, una conclusione che deriva da una incoraggiante premessa: il miglioramento delle condizioni del credito. Stando alle stime dell'agenzia di rating, infatti, è stato raggiunto un punto di svolta e nel 2015 i prestiti dovrebbero aumentare del 3-4%. Incremento accompagnato dal rafforzamento della richiesta dei mutui immobiliari, sostenuta dai bassi tassi di interesse e magari, aggiungiamo noi, da un cambio di strategia degli italiani che, con i rendimenti dei titoli di Stato ai minimi, tornano a puntare sul mattone. Tutto questo però non spinge Fitch a stime più ottimistiche di quelle contenute nel DEF, anzi sono ancora più prudenti, sulla crescita del PIL. Troppo fragili ancora i segnali di ripresa. A 3 giorni dall'apertura dell'Expo, adesso l'attenzione si è spostata dai cantieri alle possibili azioni di gruppi antagonisti, che del resto hanno annunciato una manifestazione proprio per il giorno dell'apertura dell'Expo. Ieri sono state identificate 26 persone che vivevano in uno stabile occupato in un quartiere di Milano. Possono rimanere in Italia i 3 cittadini tedeschi e la donna francese fermati dalla Digos di Milano durante lo sgombero di uno stabile occupato abusivamente da gruppi dell'area anarchica nel quartiere Giambellino. Così ha deciso il giudice alla fine dell'udienza di convalida del provvedimento di allontanamento dall'Italia emesso dalla questura. Per gli investigatori volevano partecipare al corteo del 1° maggio, quello di protesta contro Expo 2015, e dove sono attesi 30.000 partecipanti. 26 in tutto le persone identificate dalla polizia alla fine del blitz, che fa parte delle attività di prevenzione e monitoraggio in vista delle manifestazioni No Expo. Durante le perquisizioni sono state trovate mazze con la punta di ferro, martelli, frangivetro, maschere antigas, fionde e petardi. Nell'auto di un tedesco di 55 anni c'era tutto l'occorrente per fabbricare bombe Molotov. È un clima che si fa sempre più caldo a Milano intorno all'esposizione universale. Ieri mattina all'Università Statale, durante la presentazione della Carta di Milano, il documento eredità di Expo 2015, la lista degli impegni per salvare il pianeta e garantire cibo per tutti, alcuni studenti hanno attirato l'attenzione del commissario Sala srotolando un lenzuolo con queste scritte: cemento e speculazioni, mafia e sfruttamento. È questa l'eredità, secondo i contestatori, lasciata da Expo. Forze dell'ordine in allerta, dunque, già da tempo in città, ma la forte presenza che si è notata fuori dal sito di Roppero, con file di blindati della Guardia di Finanza e macchine di carabinieri in coda per entrare, è il termometro di quanto la sicurezza sia una priorità in questi ultimi giorni dall'apertura di Expo. Calcio scommesse, parla Ilievski, l'uomo che si è costituito ieri all'aeroporto di Orio al Serio dopo quasi 4 anni di latitanza. È finita in serata davanti al GIP del Tribunale di Cremona Salvini l'interrogatorio appunto dell'uomo Irian Ilievski, detto Zingaro, il macedone ritenuto capo del gruppo che corrompeva giocatori di Serie A e B coinvolti nell'inchiesta calcio scommesse. Ilievski ha confermato di aver incontrato il capitano della Lazio, Stefano Mauri, e il centrocampista del Genoa, Omar Milanetto, parlando anche di un presunto ruolo specifico svolto da Stefano Bettarini. E poi ci sono le partite. Ieri sera c'è stato il primo anticipo della 33esima giornata. L'Inter ha battuto 2-1 l'Udinese. Stasera giocano Juventus-Fiorentina, Lazio-Parma, Sassuolo-Roma e Carpi per la prima volta in Serie A festeggia con 4 giornate d'anticipo. Nuova Inter, vecchia Inter, e non deve sembrare una contraddizione. La squadra di Mancini conferma Udine la sua crescita con 10 punti nelle ultime 4 partite, ma ricade anche negli assurdi errori di gestione del passato. L'impronta sulla partita è subito decisa per la squadra di Mancini, presa per mano da un Hernanes lucido e pungente che spinge il gruppo. E c'è tanto lavoro per l'ottimo Carnesis. Sul finire del primo tempo l'Udinese perde Domizzi per un doppio giallo, netto il secondo, discutibile il primo, e si inaugura una serata poco felice dell'arbitro Rocchi.
Sfruttando l'uomo in più, l'Inter cerca di spezzare l'equilibrio, riversandosi nell'area dei friulani, dove si imbatte nel muro Carnesis, che vanifica gli sforzi di Icardi e Hernanes. Si riparte dalla parità, che però dura solo 3 minuti. Sull'affondo di Kovacic viene punita l'entrata di Danilo, dopo che l'interista aveva già calciato. Perfetto Icardi realizza il 4° rigore personale e raggiunge a quota 18 gol il capocannoniere Tevez. L'Udinese deve rialzare la testa con l'uomo in meno, ma con un Di Natale in più. La sua azione è da manuale per il pareggio e la rete profuma di storia, numero 205 come Roberto Baggio nella classifica dei marcatori di tutti i tempi. Tutto da rifare per l'Inter, che può sfruttare la seconda espulsione, stavolta ai danni di Badu, che protesta vistosamente per un fallo ignorato dall'arbitro e colleziona 2 cartellini di seguito. Mancini indovina la mossa vincente, Podolski al posto di Guarin, il tedesco lo ripaga con la prima rete della sua avventura nerazzurra. Sembra ormai fatta, ma l'Inter sparisce in 11 contro 9. Ognuno recita a soggetto, il grande cuore della formazione dell'ex Stramaccioni riesce a sfiorare l'impresa, creando ansia dalle parti di Handanovic. Con un affanno inspiegabile arriva al successo dei 48 punti, ad una lunghezza dalla Fiorentina. E stasera i viola si ritrovano di fronte alla Juventus per la quarta volta durante la stagione. La formazione di Montella deve invertire il trend negativo delle 3 sconfitte di seguito. Per la formazione di Allegri una vittoria potrebbe significare anche lo scudetto matematico in caso di mancato successo della Lazio contro il Parma. Per il secondo e terzo posto la Roma gioca ancora in trasferta contro il Sassuolo. Garcia pare insofferente e deve gestire uno spogliatoio in ebollizione. C'è da vedere se il ritiro e il silenzio di Inzaghi porteranno bene al Milan contro il Genoa. Poi domani toccherà il lanciatissimo Napoli impegnato a Empoli. 7.48, questo era l'ultimo servizio. Subito dopo il telegiornale torna Paolo Sottocorona, dibattito di Omnibus con Alessandra Sardoni. Noi siamo sul sito e su Twitter. È tutto, buona giornata, arrivederci a domani.